Avete mai avuto necessità di un hard disk esterno portatile da 28 terabyte o più? Beh, magari non è quello che tutti cerchiamo, però se c'è la possibilità, perché non provarlo? Oggi, infatti, grazie a QNAP vogliamo presentarvi un modo per sfruttare appieno la connessione USB 3.2 Gen 2 Type-C. Io sono Marco e oggi vi parlerò di un nuovo NAS. No, non è effettivamente un NAS, si tratta di un enclosure. Ossia un case capace di ospitare due hard disk in svariate configurazioni ad un prezzo? Beh, quello andiamo a scoprirlo insieme. Questo case appartiene alla famiglia dei TR00X, passatemi il termine, e strizza un occhio ai suoi fratelli maggiori, alla serie professionale del QNAP come estetica, diciamo. Ah, ovviamente, se ti piace questo video, metti un like e iscriviti al nostro canale se non l'hai già fatto. All'interno della confezione, ovviamente, a parte l'enclosure, troviamo la classica scatolina di QNAP, in cui all'interno non troviamo altro che l'alimentatore, un cavo USB Type-C, alcune viti per collegare gli hard disk da 2,5 pollici nelle slitte e le chiavette per poter bloccare in sicurezza la nostra disca all'interno, oltre ovviamente al manuale di istruzioni. Il case ha dimensioni di 16,8 x 10,2 e una profondità di 22,5 cm. Per accedere al suo interno, ovviamente, come tutti i NAS della QNAP, dobbiamo togliere prima le slitte. Andiamo a rimuovere queste due vitine che sono sul retro del case. A questo punto sfiliamo la parte esterna e abbiamo l'accesso all'interno. Al suo interno non troviamo altro che un micro chip RAID, la solita ventolina da 70 mm di diametro. Questa volta sarà molto silenziosa in quanto non dovrà fare altro che far areare gli hard disk, quindi sul sito della QNAP danno una rumorosità intorno ai 19,8 dB. Sul retro del case, passando la connettività, non troviamo altro che una porta USB Type-C. Troviamo l'ingresso per l'alimentatore, lo switch on off, il tastino set e tre switch per la modalità di utilizzo di questo NAS. Una guida molto semplice e molto veloce la troviamo su un adesivo applicato sopra il nostro case. L'installazione degli hard disk è intuitiva e veloce come tutti i NAS della QNAP ed è alla stessa maniera, quindi togliamo le slitte, andiamo ad installare i nostri hard disk. Si vanno ad inserire e si chiudono. Stesso modo con l'altro cage. Fatto. Il nostro case è pronto per essere utilizzato. Ma quindi, qual è l'utilità di questo enclosure, di questo case? Beh, anzitutto, secondo noi QNAP ha fatto un'ottima intuizione a far uscire questo prodotto, in quanto ci permette di entrare nell'ecosistema QNAP senza spendere cifre esorbitanti. Infatti, potremo trovare il TR002 su Amazon o comunque sia nei vari shop online a un prezzo che va tra i 160 e 180 euro. Quindi un prodotto tutto sommato economico, ma che comunque ci dà la certezza di avere alle spalle un'azienda con svariati anni di esperienza all'interno del mondo di NAS. E in secondo luogo ci dà la possibilità di utilizzare questo case in svariati campi di utilizzo. Cerchiamo di fare il punto. Il primo modo che ci viene in mente per sfruttare al massimo questo case, questo enclosure, è ovviamente il collegamento diretto tra il nostro case e il computer. Grazie infatti a questa connessione potremmo sfruttare questo enclosure come un qualsiasi altro hard disk USB esterno portatile, solo con la possibilità di avere anche la capacità di sfruttare le potenzialità RAID che non sono facilmente trovabili all'interno di altri hard disk esterni. Inoltre, il TR002 supporta anche la formattazione exFAT degli hard disk e questo ci permette di avere un case poliedrico, passatemi il termine, nel senso che noi potremmo andare a collegare a un PC con Windows, a un PC con Linux o ad un PC con macOS e quindi sarà utilizzabile in maniera veramente facile e veloce in tutti i computer che abbiamo a disposizione.
Nel precedente video vi avevo mostrato come sfruttare al massimo il TSX5 3D e le connessioni a 2,5 Gigabit, semplicemente con una connessione diretta tra due NAS identici, comunque sia tra due NAS che supportano lo standard da 2,5 Gigabit. Con tutti i pro e i contro, un contro non è nient'altro che il prezzo. Infatti, se noi volessimo sfruttare comunque questa potenzialità, cioè una connessione veloce, non faremo altro che collegare la porta USB 3 del nostro NAS al nostro TR-002. In questo modo noi andremo a sfruttare appieno la banda passante garantita dalla USB Type-C, che ci permette di sfruttare al massimo la connessione SATA 6 Gigabit al secondo. Ovviamente con questo metodo di utilizzo non avremo tutte le potenzialità che avremo con due NAS, ma anche il prezzo è decisamente diverso. Sempre andando a sfruttare le potenzialità di backup date al nostro primo NAS, noi potremo andare a trasferire enormi quantità di dati tramite la connessione USB senza andare a saturare la rete del nostro ufficio, della nostra casa. Bene, quindi vi abbiamo mostrato tre possibilità per sfruttare questo piccolo enclosure. In descrizione potrete trovare il link all'articolo sul nostro portale in cui potrete leggere tutte le caratteristiche di questo enclosure più una recensione molto più dettagliata. Ringraziamo QNAP per averci dato la possibilità di testare questo nuovo prodotto, il TR-002, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!